Lonigo, provincia di Vicenza, Palazzo Pisani, nell'ultimo decennio conosciuto anche come Palazzo del Vino. E il vino in questione è quello dei Colli Iberici, un patrimonio da salvaguardare e da promuovere. Compito del consorzio che ha scelto proprio di partire da qui per raccontare la sua storia. Da un anno a questa parte anche, è stato oggetto di una profonda ristrutturazione e rivisitazione ed è stato trasformato gran parte degli spazi in una sala degustazioni molto accogliente che da oltre un anno oramai è operativa per l'accoglienza, per degustazioni guidate, sia per turisti che per appassionati che per professionisti come i sommelier che per esempio abbiamo quest'oggi che stanno facendo un lavoro di selezione molto importante per tutti i vini della provincia di Vicenza. La cosa molto bella è che da un anno a questa parte in questi spazi c'è anche la possibilità per chi è interessato di comprare anche i vini di tutte le aziende più rappresentative e più importanti perché c'è proprio una selezione e questa enoteca dei Colli Iberici ha una panoramica pressoché completa, è cosa che molto spesso lascia soddisfatti coloro che vengono a fare le degustazioni e che spesso sono in qualche modo desiderosi di portarsi a casa dei vini che gli sono piaciuti particolarmente. Si può quindi degustare, imparare, comprare nello stesso posto. E mentre 25 sommelier dell'Associazione Italiana sono alle prese con la degustazione di 120 vini di queste terre, approfittiamo della loro competenza per farci dare qualche assaggio, anche se per il momento solo teorico. Chiedo di dirmi quali sono le caratteristiche, o dare qualche suggerimento a qualcuno che volesse bere un vino dei Colli Iberici. C'è una particolarità? I Colli Iberici sono caratterizzati da, soprattutto per quanto riguarda i vini rossi, quindi la DOC dei Colli Iberici, e in particolare il vitigno tradizionale, il vitigno autoctono di questa zona, il Tai Rosso, e sono caratterizzati da questa forte componente legata al terreno, questa forte componente ferrosa derivante proprio dal terreno. Sono vini di un particolare equilibrio, particolare freschezza e che permettono di dare eleganza e longevità a un vino che ha veramente delle potenzialità enormi e dobbiamo fare in modo di farlo conoscere non solo nella nostra regione ma in tutta Italia. La guida che verrà fuori è un veicolo, anche perché la guida nazionale viene distribuita a 40.000 soci, quindi 40.000 persone riescono a vedere le eccellenze del Veneto insieme alle altre eccellenze nazionali e poi abbiamo per fortuna questo portale vinezia.esveneto.it dove riusciamo a pubblicare tutti i vini degustati in queste oltre 27-28 giornate di lavoro che facciamo. Assaggiamo dai 2.500 ai 3.000 vini ogni anno, circa 500 cantine partecipano alle nostre degustazioni. I vini da qui finiranno qui e nei bicchieri di quanti dovessero decidere di passare per Palazzo Pisani. Basta una telefonata o una mail per passare qualche ora sotto l'egida del Consorzio Tutela Vini Colli Iberici e Vicenza, un consorzio che nel corso degli anni si è fuso in una realtà unica, inglobando il Consorzio Vini Vicenza DOC e che rappresenta oggi 34 cantine e il 50% dei produttori e viticoltori vicentini. Cosa fa? Cura gli interessi della denominazione, cerca di far scoprire, quindi promuovere questo tipo di produzioni anche al di fuori dei confini perché è ancora troppo circoscritta la conoscenza di questo tipo di prodotti e dopodiché tutto quello che è l'assistenza alle aziende per aiutarle a essere presenti nelle situazioni dove c'è più possibilità di valorizzare le nostre produzioni e molte altre cose che i consorzi di tutela negli ultimi anni hanno in qualche modo acquisito a livello di competenze e di prerogative. Se io volessi venire a fare una degustazione qui al Palazzo del Vino per conoscere i vini dei Colli Iberici, che cosa devo fare? Si prenota tramite l'indirizzo email info@bevidoc.it oppure una telefonata
Siamo operativi dal lunedì alla domenica, potenzialmente, ripeto, però su prenotazione, basta sapere quante persone ci sono e poi la facciamo proprio ritagliata su misura, per cui a seconda del livello di preparazione, a seconda del livello di approfondimento e poi anche con la possibilità di abbinare alcuni salumi e formaggi tipici di questo territorio, che non fa mai male, visto che comunque il territorio di Vicenza ha moltissimo da offrire. E la questione legata all'enoteca è un valore aggiunto sicuramente, perché adesso che si può anche comprare il vino dopo averlo degustato è tutta un'altra faccenda. Basta prenotare per una degustazione su misura. Palazzo Pisani, Lonigo, Vicenza, una storia che inizia sui Colli Iberici e che in queste stanze ha trovato qualcuno capace di raccontarla.